Con coach Stefano Gambaro, nell'ultima partita la Robur ha dimostrato di saper anche rientrare nei match, non solo di condurli oppure di rimanere aggrappata, forse una cosa positiva in più in vista dei prossimi impegni. Sì, la reazione finale è stata comunque importante, anche se non è servita, non è bastata per portare a casa i 2 punti. Tra l'altro abbiamo preso anche un buon tiro per andare sopra di uno, a pochi secondi alla fine, a 10 secondi alla fine, e abbiamo sbagliato anche un tiro libero del pareggio, quindi è stata una bella reazione dopo una prestazione però meno brillante di quelle precedenti. Ecco, per ritrovare un pochettino di brillantezza, magari ci si potrà affidare alle rotazioni un po' più lunghe, visto che ormai il roster adesso è al completo. Sì, il rientro di Giulietti è stato importante. Sabato aveva solo un allenamento nelle gambe, si è visto, però comunque ha dato energia, ha dato fisicità alla squadra. Adesso ha qualche allenamento in più con la squadra alle spalle, quindi confidiamo di poter far meglio. Gli avversari, Fidenza, squadra di prepotenza fisica ma non solo, buone rotazioni, un ottimo allenatore che conosciamo molto bene da queste parti e tanto talento, come ci si può opporre? Sì, allenatore super, una squadra molto giovane, però con diversi senior che comunque questa categoria la conoscono tanto e bene, dei giovani che stanno facendo benissimo, con un atletismo importante, un'energia importante sia in attacco che soprattutto in difesa, dove pressano tutto campo, anticipano i ribaltamenti, anche i primi passaggi, quindi dobbiamo essere molto attenti a non farci attaccare, anzi a usare questa loro aggressività per poter essere ancora più fluidi, più veloci in attacco ad andare al ferro, e quando arriveranno gli aiuti dei loro lunghi davvero infiniti con braccia lunghissime, essere lucidi negli scarichi, trovare gli scarichi, i tiratori aperti sugli scarichi. Giovedì 7 novembre 20:30 ci vediamo al Pala Borsani. A domani.